Il Sulmona dà seguito al successo di Giulianova e dopo due pareggi consecutivi in casa torna a vincere al Pallozzi. A farne le spese il malcapitato Guardiagrele. È stata questa la gara del ritorno sulla panchina guardiese di Gianni Simonetti. Difficile era e difficile è stata per il Guardiagrele, che ha dovuto fare i conti anche con la defezione di Davide Antignani, infortunatosi in settimana. C'è stato invece il rientro dalla squalifica dei centrali di difesa D'Amelia e Galasso. Nel Sulmona assenti Caos qualificato e Scandurra infortunato. Al posto di quest'ultimo gioca Davide Rufo, ex Turris Santa Croce di Solaliri. Dal primo minuto anche Vittorio Esposito, e entrambi saranno i protagonisti delle quattro reti. I padroni di casa rompono subito gli equilibri. Al quinto, belle geometrie tra Esposito, Fanelli e Rufo. L'inserimento poi vincente in area di Esposito, che prevale su Galasso e batte Rullo per l'1-0. Insiste ancora il Sulmona, al dodicesimo Proietti spedisce in mezzo e Fanelli si vede respingere il suo tiro da Rullo. La superiorità è netta e il Guardiagrele di conseguenza fatica ad avanzare. Al venticinquesimo il tiro dalla distanza di Storsellini è l'unica occasione guardiese del primo tempo che farà registrare altre due reti del Sulmona. Al trentaquattresimo Esposito verticalizza per Proietti, in mezzo per Rufo che prevale su tutti e raddoppia. 4 minuti dopo c'è il tris, preceduto da una conclusione di Rufo, respinge Rullo, riparte subito il Sulmona e Proietti, cross questa volta dalla destra, spedisce in aria dove si fa trovare pronto Davide Rufo, 3-0 e doppietta per l'attaccante biancorosso. Il Sulmona nel finale con Proietti cerca il 4-0 che però non arriva. Ci sarà nella ripresa che si apre con un cambio nel Guardiagrele, fuori Colasanti, dentro Esposito, gli ospiti riescono ad accorciare le distanze su rigore al tredicesimo. Dopo una punizione conclude Esposito, Falasca fischia per il fallo di mano di Brack ed assegna la massima punizione che trasforma Storsellini, 3-1. L'autore del penalty al sedicesimo lascia il campo insieme a Ferrari, dentro Sulai e Santarelli. Nel Sulmona al posto di Spigonardi entra Bernardo, che al ventinovesimo esegue un preciso lancio per Esposito, il quale entra in aria, nulla por Rullo ed è il 4-1 che chiude definitivamente il match. Allo scadere una conclusione dalla distanza di Santarelli parata da Meo e una punizione di Calacampana mandata in corner da Rullo. Dopo 3 minuti di recupero il triplice fischio, premiata la superiorità del Sulmona. Nel Guardiagrele è stato invece un ritorno amaro per Simonetti, ma non era questa la partita da vincere.